Mezzanotte 41, ultima edizione del telegiornale della 7. Buonasera, cominciamo subito dal Consiglio europeo che comincerà domani e si svolgerà anche venerdì. Il Premier Gentiloni ha riferito alle Camere di questo. Si parlerà ovviamente di conti pubblici, di migranti, dell'anniversario dei trattati di Roma, tutti argomenti che saranno discussi non solamente nei prossimi due giorni e che il Governo si appresta ad affrontare ancora per un lungo periodo. Gentiloni con la consapevolezza che ormai il Governo arriverà a fine legislatura, anche se c'è chi, come Di Maio, ne ha chiesto la fine immediata. Non siamo i primi. Il Presidente del Consiglio, come di consueto, alla vigilia del vertice a 27, riferisce sia al Senato sia alla Camera. A Palazzo Madama spiega: non siamo primi della classe, ma non accettiamo lezioni. Il Premier parla anche forte dell'orientamento ormai generalizzato tra le forze politiche di maggioranza, ad iniziare dal PD, di portare al termine naturale la legislatura e affronta i vari problemi con Bruxelles che riguardano soprattutto i conti pubblici. Incombe sempre la richiesta della UE di rientrare nei parametri. È necessario evitare la procedura di infrazione. Poi c'è la grande questione dell'immigrazione e qui Gentiloni scherza e dice: il problema dell'immigrazione non lo cancella nemmeno Mago Verlino. A Montecitorio invece a far salire la tensione ci pensa il 5 Stelle Di Maio. Siamo agli ultimi mesi prima della caduta del vostro impero, dice l'esponente grillino. I deputati del PD rumoreggiano. Di Maio insiste, interviene anche la presidente di turno, Marina Sereni, che richiama tutti all'ordine e dice al grillino di attenersi al tema della discussione. Ma Di Maio non ci sta e aggiunge: io non ho neanche iniziato a parlare, altrimenti questa è censura. Lei non decide la scaletta del mio intervento. E poi, rivolta a Gentiloni, dice: il suo governo è l'ultimo, avete fatto danni pari a quelli di una guerra mondiale. Dal PD risponde Andrea Marcucci che dice: alla Camera Di Maio si improvvisa caudillo e le sue parole contro Gentiloni sono il solito delirio. Il nostro paese ha da oggi la flat tax, quell'imposta che dovrebbe invogliare i milionari stranieri a venire a risiedere nel nostro paese in cambio di un'imposta appunto da 100.000 euro l'anno, una tassa che ovviamente strizza l'occhio a tutti coloro che lasceranno il Regno Unito con la Brexit. Roma come Malta, Milano come Londra pre-Brexit. Da oggi, anche in Italia, i paperon dei paperoni stranieri possono attivare la flat tax, la tassa fissa da 100.000 euro l'anno. E questo a patto di risiedere all'estero da almeno 9 periodi di imposta negli ultimi 10 anni e di essere pronti a stabilirsi in Italia. Il fisco italiano dunque strizza l'occhio ai nababbi e, perché no, ai ricchi manager in fuga dalla Gran Bretagna, ormai pronta a dire addio all'Unione Europea. E lo fa grazie ad una norma contenuta nell'ultima legge di bilancio, diventata operativa da poche ore. Già a metà febbraio, del resto, il ministro dell'economia Padoan aveva lanciato ufficialmente l'invito: venite a Milano e pagherete meno tasse. L'agevolazione, particolarmente conveniente per chi ha guadagni a molti zeri, offre anche la possibilità di pagare un gettone extra da 25.000 euro per ogni familiare, senza tener conto dei loro redditi effettivi. Presentare domanda sembra piuttosto semplice. Basta barrare l'apposita casella della dichiarazione dei redditi, compilare questa checklist e spedirla per raccomandata via posta elettronica o consegnarla di persona all'impiegato dell'Agenzia delle Entrate competente. Almeno 1.000 extra ricchi sarebbero già pronti a prendere la residenza in Italia. Difficile però prevedere il gettito per le casse dello Stato nell'anno in corso. Torniamo a parlare del processo Mafia Capitale. Oggi ha preso la parola in aula Salvatore Buzzi, considerato il RAS delle cooperative. La sua è stata la prima di 7 udienze. In aula Buzzi ha detto: il sistema funzionava, non è come è stato descritto. Vi ricordiamo che deve difendersi da 35 capi di imputazione. Solo il primo di una lunga serie di udienze con un unico protagonista, Salvatore Buzzi, considerato dagli inquirenti esponente di spicco del presunto sistema criminale di Mafia Capitale. Oggi nell'aula bunker di Rebibbia, in videoconferenza dal carcere di Tolmezzo, la prima udienza di altre 7. Buzzi, che deve rispondere di 35 capi di imputazione, tra i quali corruzione turbativa d'asta ma soprattutto associazione a delinquere di stampo mafioso, ha parlato oggi della sua vicenda professionale e penale. In passato ho reso 5 interrogatori in carcere, ha detto Buzzi, non sono mai stato creduto. Il fondatore delle cooperative ha raccontato del suo passato in carcere dopo l'arresto per omicidio volontario. È lì che nella sua versione ha conosciuto Massimo Carminati, considerato dagli inquirenti come l'altro vertice dell'organizzazione criminale. Nella mia cooperativa, ha detto Buzzi, Carminati, che è un mio amico, non contava niente. Da quando è entrato la sua presenza ha inciso solo del 3,3% sull'aumento del fatturato. La prossima udienza è fissata lunedì, quando a rede le coppe verranno chiesti i rapporti con Luca Odeven, uno dei componenti del tavolo di coordinamento sugli immigrati del Viminale.
Giornata di mobilitazione internazionale per l'8 marzo. In questo momento stanno scioperando e manifestando le donne, accompagnate anche da qualche uomo, del continente americano, dove è nata la rete Non Una di Meno, una rete nata a seguito di un brutale omicidio di una ragazza argentina. È una giornata che da festa commerciale, come era diventata ultimamente, ha visto riemergere temi importanti come la violenza, il femminicidio e la parità di genere. Negli Stati Uniti sono tornate in piazza anche le donne della Women's March, le stesse che a milioni sfilarono contro Trump all'indomani dell'insediamento del nuovo presidente, il quale ha risposto: ho un incredibile rispetto per le donne e i loro molti ruoli vitali per il nostro tessuto economico e sociale. Lo sciopero delle donne ha coinvolto 50 paesi, a cominciare dall'Argentina fino al Senegal. Ed ovviamente è stata giornata di sciopero e di manifestazioni anche in Italia. Anche qui i temi della giornata, appunto chiamata Non Una, intitolata Non Una di Meno, sono stati temi importanti come il femminicidio, la parità di genere e la violenza. Vediamo. La festa delle donne quest'anno si è caratterizzata come una delle feste più politiche degli ultimi anni. Con scioperi e manifestazioni in 50 paesi del mondo, le donne hanno voluto dire basta alla violenza che subiscono per affermare i diritti dell'universo femminile. La mobilitazione lanciata in Argentina e in Italia è stata riproposta dall'associazione Non Una di Meno e ha visto l'adesione di diverse sigle sindacali di base. Mentre i sindacati confederali, pur partecipando alla giornata di mobilitazione, non si sono trovati d'accordo sullo sciopero che avrebbe privato proprio le donne di molti servizi essenziali. Per la prima volta dopo 40 anni non si è celebrata solo la ricorrenza, ma sono stati dibattuti temi di grande attualità come la violenza domestica, il lavoro femminile e il femminicidio. Appendi mimose e cioccolatina al chiodo e sciopera e io lotto l'8 marzo sono stati alcuni degli slogan che hanno guidato i molti cortei, tutti rigorosamente colorati di rosa. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale le principali esponenti del mondo della politica, dell'economia e della cultura, ha sottolineato l'apporto cruciale che il mondo femminile dà alla società. Le donne, ha detto il Capo dello Stato, contribuiscono a creare una società più equa. Mezzanotte e 48, noi ci fermiamo qui, l'informazione torna come sempre domattina alle 7, arrivederci e buonanotte.